Ti adoriamo, Ostia Divina, ti adoriamo, Gesù, presente in questo sacramento dell'Eucaristia. Ti adoriamo, Gesù. Signore Gesù, eccoci qui tutti davanti a te. A te la lode e la benedizione dei tuoi figli. Signore Gesù, che ti sei offerta per tutti noi peccatori. Signore Gesù, che hai pagato per tutti, hai pagato per gli altri, hai pagato per me. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo questa mattina, agnello immolato. Noi ti ringraziamo, Gesù. Io ti ho ringraziato nella messa perché hai pagato per me e ti sei immolato. Ti ho ringraziato per i miei fratelli presenti, hai pagato per tutti loro il prezzo del riscatto, dando la tua vita. Ho pregato per tutti gli uomini, hai pagato con la tua vita di valore infinito per i peccati. Hai sparso ancora una volta il tuo sangue questa mattina in remissione dei peccati. Tu muori ogni giorno sui nostri altari perché tutti noi abbiamo la vita. Ad un patto tu ci perdoni, che noi ci perdoniamo a vicenda. Signore, ti chiediamo perdono perché abbiamo peccato. Ti chiediamo perdono perché tanto sangue è stato sparso nel mondo e continua ad essere sparso, ma abbiamo te che ti immoli per i nostri peccati. Signore Gesù, ad un patto i nostri peccati sono distrutti se noi distruggiamo il peccato del fratello con il nostro amore. Se noi ci perdoniamo, anche tu ci perdoni, ma se noi non ci perdoniamo, i nostri peccati rimangono e il tuo sangue non scorre per noi, non è sparso per noi e moriamo nei nostri peccati. Signore, tu lo dici questo continuamente, lo dici in Giovanni, lo dici continuamente a noi. Ed ecco allora, questa mattina noi piangiamo i nostri peccati, noi ci perdoniamo a vicenda tutti i nostri peccati e li poniamo davanti a te perché siano distrutti. Gesù, sei qui presente in mezzo a noi, Goel, cioè colui che si offre il riscatto per la tua vita offerta. Noi viviamo, Gesù, quale immensa gratitudine dovrebbe essere la nostra, perché noi condannati a morte siamo stati riscattati, liberati dal carcere, siamo stati liberati per l'offerta che tu hai fatto della tua vita per noi. Gesù, ti siamo tutti grati e questa mattina vogliamo ringraziarti dal profondo del cuore. Oh Gesù, ti offriamo la nostra lode, il nostro ringraziamento
e ti promettiamo di essere più buoni, ti promettiamo di volerci più bene tra di noi, di perdonarci a vicenda, perché questa è la condizione del riscatto. Chi non ami il suo fratello rimane nella morte. Da questo sappiamo di essere stati trasportati dalla morte alla vita. Se amiamo il nostro fratello, tu hai posto questa condizione al riscatto. Signore, noi ci amiamo, ci perdoniamo, perché la tua vita scorre dentro di noi. Signore, in questo momento noi perdoniamo il fratello e la sorella che ci ha fatto del male. In questo momento perdoniamo tutti quelli che ci hanno offeso. In questo momento piangiamo tutti insieme i nostri peccati e gridiamo a te il nostro grazie, perché tu ci hai riscattati con il suo sangue. Signore, vogliamo prostrarci davanti a te questa mattina. Vogliamo, Signore, umiliarci davanti a te e ti vogliamo supplicare, Signore, non ricordare più le cose passate di noi. Fa, o Signore, che rinnovati con il tuo amore e con la tua grazia, noi possiamo, Signore, stare davanti a te. Non nasconderci il tuo volto, Signore. Abbi pietà di noi, abbiamo peccato contro di te, o Signore. Abbiamo peccato, abbiamo mancato con i nostri fratelli e ti chiediamo perdono. Signore, perdonaci, perdona tutti i nostri peccati, tutte le nostre mancanze, tutte le nostre debolezze, tutte le nostre cadute. Signore, questa mattina te li vogliamo offrire, te li vogliamo consegnare, perché vogliamo, Signore, ricominciare una vita nuova, la vita con te. Vogliamo, Signore, nel calendario siamo alla fine dell'anno ed è per questo, Signore, che vogliamo iniziare un anno nuovo. Signore, ti consegniamo tutti i peccati di quest'anno. Rinnovaci, o Signore, perdonaci, o Signore, abbi pietà di noi, lode e gloria a te, o Signore. Sì, Signore, qui davanti a te imploriamo la tua clemenza, la tua misericordia. Siamo qui davanti a te, poveri e miseri e laceri, però, Signore, conoscendo il tuo amore, la grande misericordia, questo è il momento di grazia, è il momento che noi ricordiamo più bello dell'anno, è il momento dell'alleanza, è il momento in cui tu sei sceso sulla terra per dare aiuto ai tuoi figli deboli, fragili, malati. Ed ecco, in questo momento noi in un certo senso vogliamo approfittare di questo momento di grazia che tu ci dai. È proprio in questo momento della lieta novella che tu hai dato a noi ed è in questo momento che qui davanti a te vogliamo dirti grazie Gesù, grazie di essere sceso tra di noi, grazie di essere qui presente ora e sempre fino all'eternità, perché tu ci hai fatti per l'eternità e vogliamo adorarti e benedirti, o Signore onnipotente, quanto ci hai amato. Sei sceso qui sulla terra tra di noi,
Solo questo pensiero ci deve far esultare, fare dimenticare tutte le cose del passato e ricominciare una vita nuova. Ecco, vogliamo incamminarci verso Betlemme. Ecco Gesù, le nostre cose sante, la nostra bellezza, la nostra gloria sono state devastate, le hanno profanate i pagani. O Signore, quanto peccato grava su di noi, ma tu ti sei offerto per il nostro peccato, e adesso tu ci esorti a guardare avanti, a non guardare il passato, perché tu ti sei offerto per noi, hai pagato per tutti noi, hai pagato in abbastanza. Signore Gesù, il tuo sangue è sufficiente per tutti i peccati del mondo. Il tuo sangue, Signore, è di valore infinito, e tutti i peccati degli uomini sono distrutti dal tuo sangue prezioso. Il mio sangue, figli miei, ha un valore infinito. Tutti i vostri peccati possono essere distrutti e annegati nel mio sangue, e vi offro il mio sangue per voi. Ma adesso camminate, camminate coraggiosi avanti, camminate e lottate, perché questo io voglio dirvi questa mattina: lottate contro i vostri nemici, lottate per rifarvi una vita nuova, per gerare il mio regno. Figli, mostrate zelo per la legge, date la vostra vita per l'alleanza dei vostri padri. Ricordate le gesta compiute dei nostri padri ai loro tempi, e ne trarrete gloria grande e nome eterno. Abramo non fu trovato forse fedele nella tentazione, e non gli fu ciò accreditata giustizia? Giuseppe, nell'ora dell'oppressione, osservò il precetto e divenne signore dell'Egitto. Guardate i vostri padri che hanno osservato la mia legge, ed io li ho fatti grandi, e adesso osservate la mia legge, camminate nelle mie strade, camminate per le mie vie, non abbiate paura, non abbiate paura di nessuno, perché io vi esalterò. Camminate nella mia strada, combattete per il mio regno. Figli, siate valorosi e forti nell'osservanza dei miei comandamenti, del comandamento dell'amore, perché in questo sarete glorificati. O Signore, abbiamo parafrasato l'ultimo discorso di Matatia ai suoi figli. Signore, tu vuoi parlare a noi, il vostro passato ormai è distrutto, nella mia infinita misericordia. Non guardate indietro, perché chi guardi indietro mettendo mano all'aratro non è degno del regno dei cieli. Guardate avanti e camminate per la mia strada. La mia strada è larga davanti ai vostri occhi. Io vi do tanto da fare. Camminate, affermate il mio regno, siate santi come io sono santo, distruggete gli idoli davanti a voi, distruggete tutto ciò che offende la mia gloria, siate forti e coraggiosi, figli miei, camminate con me verso il mio regno, dove il Padre vi aspetta. Signore Gesù, tu ci parli questa mattina, adesso vogliamo guardare avanti. Ti offriamo intanto tutte le nostre miserie, tutti i nostri peccati, ti offriamo tutte le nostre malattie.
Signore Gesù, quanti malati sono qui in mezzo a noi, quanti oppressi dal maligno sono in mezzo a noi. Noi ti li offriamo, perché nel tuo sangue prezioso tutto sia distrutto, il male che il nemico nostro ha operato, e noi cammineremo con te. Signore, ti offriamo il male, perché il male sia tutto distrutto dal tuo sangue, e vogliamo camminare nel bene, Signore Gesù. Vogliamo camminare nella via della luce, vogliamo camminare nella luce del mattino, perché tu sei apparso come luce in mezzo a noi, luce divina che brilli davanti ai nostri occhi. Noi vogliamo camminare davanti a te, rivestiti di luce, cammina nella luce, popolo mio. Cantiamo un canto di luce. Alzati e rivestiti di luce. Noi vogliamo cantare a te, o Signore, questa mattina. Siamo ancora nella festa del Natale. Il tuo Natale è vita per noi. Tu sei nato per la nostra salvezza, per la nostra gioia. Anche se il nostro giorno degli innocenti è velato da un velo di mestizia, tu però, Signore, vuoi fare risplendere la tua luce su di noi. Signore, questi bambini sono nella tua gloria e cantano gloria a te. Anche noi vogliamo cantare gloria a te, che sei il Signore della vita. Signore, distruggi tutto il male che è attorno a noi. Questo ti chiediamo, distruggi i persecutori che attentano alla nostra vita, i grandi persecutori invisibili del bello, Signore. Distruggi il seminatore della zizzania che di notte tempo semina il male in mezzo ai tuoi figli. Distruggi tutti, o Signore, gli operatori del male, non gli uomini che sono sedotti, ma gli spiriti del male che girano attorno per seminare zizzania, per seminare il male. Signore Gesù, fa che i tuoi figli godano salute e pace, fa che i tuoi figli cantino, fa che il buon grano cresca senza la zizzania. Fa, oh Signore, che la nostra gioia sia piena, e questa mattina ti vogliamo gridare la nostra gioia, perché tu ci redenti col tuo sangue prezioso. Vogliamo ricordare il testo dell'Apocalisse, capitolo 6. Tutti erano bianco vestiti. Questi di dove vengono? Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e cantano il cantico nuovo. Signore, noi vogliamo essere associati al canto dei redenti, vogliamo cantare il cantico nuovo. Tu, Signore, hai fatto superare i tuoi figli la grande tribolazione, e questa mattina noi vogliamo anticipare il canto della gloria. Gloria a te, o Signore. Gloria a te, agnello immolato, gloria a te, Signore Gesù, ora e nei secoli eterni, alleluia. Cantiamo a te, che è vincitore della morte, cantiamo a te, che sei il padrone della vita. Tu hai dato la vita a tutti noi, o agnello immolato, e noi gridiamo il nostro grazie a te, perché sei il Dio della vita, e noi tutti siamo i viventi con te. Grazie, oh Signore. Ili tiyanu karaye na yaranna yurinano Ili miyanarayani anerina Emurantayani anu Nayarene yelarayona
Signor anima e all'anima di Alò, no chi mira nai anini all'arana io, gli alini o arina io venio lui arà, gli arani e gloria a te, agnelli immolato, gloria a te che siedi sul trono, perché il nemico è stato vinto ed annientato. Gloria a te che ci hai riscattato con il tuo sangue d'ogni peccato. Gloria a te che hai vinto il nemico. Gloria a te, Signore, che vinci sempre, che sguairi la spada contro i tuoi nemici e ci difendi dal grande dragone. Iorinuania non aiurinia, ma iarinia nariu. Guardate, è tempo di adorazione. Fratelli e sorelle, ricomponiamo la nostra assemblea davanti a Gesù e chiediamo la liberazione degli spiriti del male. Signore Gesù, fa che lo spirito di morte che serpeggia riconosca in te lo spirito della vita. Signore, caccia tutti gli spiriti di morte da questa sala, perché tu sei la vita. Signore, dà a tutti la speranza di una vita nuova. Ossi inaridite. Ossi inaridite. Svegliatevi, perché lo Spirito del Signore aleggia su di voi. O Gesù, tu sei la vita in mezzo a noi. Signore Gesù, vieni qui in mezzo a noi. Signore Gesù, Signore Gesù, metti la tua farina, metti il tuo pane dentro questa pentola di morte e tutto sarà risanato. Signore Gesù, metti te stesso, pane di vita, nella pentola dove c'è la morte e tutto sarà risanato. Fa che tutte le erbe selvatiche siano così neutralizzate nel loro veleno e tutti quelli che mangiano possano mangiare la vita. Lode e gloria a te, oh Signore. Lode e gloria a te, oh Signore Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. E allora sediamo tutti un momento. Signore, ti ringraziamo di tutti i doni che hai dato quest'anno a questa comunità e tutti quelli che sono venuti in questa comunità. La tua mano non si è accorciata e anche questa mattina vuoi dare qualche segno. Sì, oh Signore, perché tu vuoi... Fate silenzio, sono io che parlo. Signore mio Dio, metti a tacere la voce malvagia del maligno. Signore mio Dio, noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Ti ringraziamo perché tu sei venuto qui, sei venuto a guarire e a liberare, sei venuto a consolare tante e tante persone che da ogni parte hanno diretto i loro passi a questo luogo. È stato un luogo di liberazione,
di guarigione e di consolazione, dove tu hai elargito tante grazie, dove tu hai parlato al tuo popolo. E di questo noi ti ringraziamo vivamente questa mattina. Signore mio Dio, apri gli occhi nostri, perché noi vediamo te. Apri le nostre orecchie perché ascoltiamo te, e anche che il pane della tribolazione sia sempre duro, anche che l'acqua dell'afflizione dobbiamo bella stento, Signore, noi siamo contenti di vedere il tuo volto, di ascoltare la tua parola, di ascoltare e di mettere in pratica i tuoi insegnamenti. Signore, vogliamo camminare per la tua strada, non vogliamo declinare né a destra né a sinistra, e vogliamo abbandonare gli idoli. Noi diremo a tutti gli idoli di oro e d'argento, fuori. Noi non vogliamo idoli di oro né d'argento, vogliamo unicamente te, Maestro nostro, tu che sei l'autore della vita. Grazie, Signore, di quanto hai operato in mezzo a noi in questo anno. Grazie, Signore, anche per questa mattina, perché tu stai toccando una persona affetta da epatite B e la stai guarendo. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché un forte dolore alle tempie che investe tutto l'occhio e una parte della faccia all'istante scomparisce. Grazie, oh Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché due cervicali se ne vanno via per il tuo intervento, e la persona che non sapeva muovere se non a stento la propria testa ad essere libera. Grazie, oh Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché hai visitato la schiena di una persona che si era addrizzata. Adesso senti un calore alla schiena e si sente bene. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché tu stai snodando così due spalle, cioè le giunture delle braccia, per cui questa persona può liberamente muovere le braccia, che erano come anchilosate, come impedite di propri movimenti. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché tu stai toccando alcune persone che hanno affetti da dolore agli arti inferiori. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché tu stai toccando il sangue che ritorna alla norma. Questa persona che ha avuto gli esami sballati, rifaccia gli esami entro domani e vedrà che tutto ritorna alla norma. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché tu stai toccando il colon di una persona. Grazie, perché il dolore che sente non c'è più. Grazie, Signore Gesù, perché stai toccando le ovaie di una donna e stai liberando questa donna da una cista all'ovaia, per cui essa può liberamente concepire e partorire. Grazie, Signore Gesù. E adesso, fratelli e sorelle, chi è stato colpito da queste parole, chi ha sentito la mano del Signore in testa, alle orecchie, sulle spalle, chi ha sentito la mano del Signore nel suo corpo, alzi la mano per glorificare Lui. Tanti sono stati colpiti, vediamo. Chi in maniera particolare aveva dei dolori forti, per cui non sapeva se doveva venire o no, e adesso non ce l'ha più. Vediamo chi di voi voglia testimoniare, perché è stato guarito dal Signore, seduta stante.
Vediamo. Qualcuno che venga qua e dica grazie perché mi hai guarito. Avanti. E mi consoli sempre, grazie. Ti ringrazio per mio nipote che sono arrivati dalla Germania, che stava male di qua. Grazie Signore, ti ringrazio sempre Gesù. Parliamo adesso delle guarigioni che si stanno operando qui in mezzo a noi, in questo momento. Io non ho figli, mi sono sentita toccare all'ovaio. Grazie Signore Gesù. Gesù, io ti ringrazio perché in questa preghiera di questa grossa comunità ho sentito veramente il tuo Spirito Santo che mi ha avvolto e mi è entrato dentro e ha guarito la mia schiena che era un po' dolorante. Grazie Signore. Tutti, oh Signore, ti preghiamo, ascoltaci ed esaudiscici. Grazie, Signore. Fratelli e sorelle, il Signore chiede ancora una volta a questa assemblea il dolore dei propri peccati e chiede l'impegno della pacificazione nelle famiglie. Sono due impedimenti alle guarigioni, ma il Signore vuole soprattutto la guarigione dei cuori. Chiedete la guarigione interiore, non quella esteriore. Chiedete non il pane che perisce, ma il pane che non perisce, e gli eviterò l'uno e l'altro. Signore, noi ancora una volta ti chiediamo perdono dei nostri peccati. Siete venuti, dice il Signore, per chiedere grazie materiali. Io voglio darvi la vita dello Spirito. Siete venuti carichi di peccati. Io voglio liberarvi dei vostri peccati. Liberatevi dei vostri pesi, chiedete il pane a me, il pane che non perisce, e avrete tutto il resto. Cercate la giustizia di Dio e il suo regno, e il resto vi sarà dato. Eppure la mia mano non si è accorciata su di voi. Ecco, tu tossisci da più di un mese, adesso è la tua pleura, è dolorante, tu hai un bruciore alla pleura, io tocco la tua pleura e ti guarisco. Grazie Signore Gesù. Sto toccando il tuo fegato, è ingrossato, le transaminasi sono alte. E così la bilirubina, e così tutti gli altri valori sono un po' sballati. Non temere, io tocco il tuo fegato, evito tutto ciò che danneggia il tuo fegato, io ti riporterò alla piena salute. Grazie, c'è Signore. Un male iniziale che io tocco e distruggo. La tua spalla ti fa male, è da tanto tempo che ti fa male, ma adesso sento una frescura alla spalla. Sono io che ti tocco e ti guarisco. Man mano che vengono annunciate queste grazie, se le persone hanno ricevuto realmente queste grazie, sono pregate di identificarsi per glorificare il Signore e accrescere la fede dei presenti.
Io sto toccando il bruciore degli occhi di una persona presente che sparisce in questo momento. Grazie, Signore. Chi è questa persona che ha il bruciore agli occhi e adesso non sente più questo bruciore agli occhi e pregato di identificarsi? Grazie. No, dopo. Poi viene qua. Io sturo le orecchie di una persona che erano intasate, ha avuto un male, una forma di otite, e adesso ancora soffre per queste orecchie intasate. Io tocco le tue orecchie e tu ci odi correttamente. Se questa persona è presente, alzi la mano. Chi ha sofferto le orecchie in questi giorni e ha avuto intasato l'orecchio destro, questo orecchio adesso è stato toccato dal Signore e ci sente correttamente. Chi è questa persona? Vediamo. Vediamo. Alza la mano, io devo andare qui. No, ce n'è una in fondo, dovrebbe essere. Avanti. Agita il fazzoletto. Vabbè. Grazie, Signore Gesù. Grazie. E adesso, fratelli e sorelle, noi ringraziamo ancora il Signore e lo porteremo in sala. Prego di fare un po' di spazio, perché il Signore ha legato alcune guarigioni a questo rito che noi facciamo a conclusione dell'anno. Ci sono altre guarigioni che sono qui scritte per dono di conoscenza, ma vorremmo che foste voi, prima che fossero annunziate, a dire: Signore, grazie perché mi stai guarendo. Poi c'è una persona che viene liberata dalle insidie del demonio. Questa persona la notte si sente legata e il diavolo la tormenta e fa tante cose scempie. Il Signore la libera da questo male, per cui lo spirito del male si allontana e questa persona dormirà sonni tranquilli, non sarà più così legata e nessuno spirito cattivo abuserà da lei. Si trova all'ospedale di Santa Sofia, questo però, di Maria Sofia. C'è un risveglio di un ragazzo a Villa Sofia, è in coma. Grazie. Adesso, fratelli e sorelle, adesso noi passeremo con te tra la folla. Signore, se c'è una persona che soffre di emorragia, tu vuoi guarirla, e da tanto tempo che soffre,
le regole si ripetono ogni 15 giorni e tutto è sballato questo ciclo. Signore, tu vuoi toccare e guarire questa donna. Appena tu passerai, essa si sentirà toccata da te. Signore, c'è una parola che tu suggerisci, paraplegico. Non sappiamo, Signore, che cosa vuoi fare di questo paraplegico, ma tu vuoi risanare o migliorare lo stato di questo paraplegico. Si trova in casa di una persona che è qui presente. Signore, ti ringraziamo intanto di quello che tu vuoi operare. Sì, c'è annunciata anche qui una guarigione di cuore. La valvola mitralica che dava fastidio adesso non darà più fastidio, e per un altro uomo le coronarie sono toccate dal Signore. Poi c'è un'asma bronchiale che il Signore tocca e guarisce. C'è uno stato di ansietà che produce turgore qui alla gola e dolore all'epigastro. Il Signore tocca e guarisce. Signore, ti ringraziamo di tutte le gravidanze di quest'anno. Sono state più di 20 gravidanze, e ti ringraziamo anche che prima della fine dell'anno, proprio prima che scada l'anno 30-31, tu metterai incinta una persona che aspetta da tanto tempo un figlio. Grazie Signore Gesù, grazie. Adesso, fratelli e sorelle, guardate al Signore che passa. Il Signore guarirà. Abbiate fede in Lui. Abbiate fede in Lui. Cantiamo, io ti dico che se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Tuo marito ritornerà. Tuo marito ritornerà. Grazie, Signore. Abbi fede in Lui. Grazie, Signore Gesù. Signore Gesù, ti ringraziamo di quello che tu stai facendo. Oggi è il giudizio che tu stai facendo sopra gli iniqui che hanno devastato la tua vigna. Signore Gesù, io ti presento tutte queste care persone che ti appartengono perché sono state battezzate nel tuo nome, perché hanno ricevuto l'Eucaristia. Sottrai, Signore, all'influsso del maligno. Sottrai, Signore, alle malattie. Riporta la pace, Signore, nei loro cuori. Libera, Signore, dagli spiriti immondi, dagli spiriti di odio e di gelosia e di invidia. Libera, Signore, da tutti gli spiriti di morte. Libera, oh Signore, la tua casa, libera i tuoi figli, Signore, libera i tuoi battezzati, oh Signore, libera tutti quelli che appartengono al tuo mistico corpo. Signore, purifica il tuo corpo questa mattina. Signore, guarisci i membri ammalati. Signore, ridona la pace ai cuori affranti. Signore, libera i prigionieri. Signore, annuncia ai poveri la rete novella. Signore, abbraccia tutti nel tuo amore e fa che tutti ritornino a casa con la pace nel cuore, con la speranza di giorni migliori. Grazie, Signore, per quello che tu hai operato. Questa mattina che tu continui ad operare adesso in mezzo a noi. Grazie, Signore, perché hai richiamato tanti morti alla vita.
Sorge tu che dormi e Cristo ti illuminerà. Grazie Signore per questi spunti di conversione, per questi richiami che tu fai. Convertitevi e io mi converterò a voi. Camminate nella mia luce, camminate nell'amore e nel perdono. Camminate figli miei, perché i tempi sono cattivi, ma io sono in mezzo a voi nei giorni del sole e nei giorni della tempesta. Verranno giorni bui per voi, ma io sono con voi, non temete. Verranno giorni bui per voi prossimamente, ma io sono con voi, non temete. Chi spera in me non resterà confuso. Legatevi a me, legatevi a me. Io sono il vostro Signore e Salvatore. Abbiate fiducia in me, anche se l'epidemia farà del male, voi sarete legati a me ed io vi salverò.